Abbiamo poco tempo a disposizione, quindi niente domande e segui alla lettera le mie istruzioni. Prendi il visore che ti è stato consegnato, aprilo, inserisci il tuo cellulare in questo alloggiamento, chiudi e ci vediamo in Matrix tra 5, 4, 3, 2, 1. Benvenuto nel mondo delle idee. O forse oggi sarebbe il caso di dire benvenuto nella selva oscura che la diritta via sembrava smarrita e invece ci siamo ritrovati. Sì, perché talvolta occorre perdersi per ritrovarsi. È un po' come la carta numero zero, quella senza numero dei tarocchi, il matto, quello che scompiglia un po' gli schemi precostituiti e infatti simbolicamente parlando rappresenta la scintilla che dà vita all'intero universo, il Big Bang. Per certi versi mi viene in mente anche Friedrich Nietzsche, il filosofo che diceva occorre avere il caos dentro per partorire una stella danzante. Ecco, talvolta occorre un po' sparigliare le carte per ritrovarsi. Noi non siamo mai persi, a dire la verità, però per certi versi era carino cominciare con questa metafora. Come ho annunciato poco più di una settimana fa, ho deciso di rompere qualche schema all'interno dell'RT Experience. Primo tra tutti, quello della periodicità. Infatti, questa settimana registrerò più di un video. Questo non sarà il solo, ce ne sarà un altro che ho già in cantiere e che ti preannuncio. E in questo video ho deciso di portarti a fare una passeggiata con me. E nel fare una passeggiata insieme a me, raccontarti qualcosa. Io non so se sono anche le belve feroci qua, a quanto pare. Non so se hai fatto tanti corsi di formazione, se ne hai fatti pochi, con chi li hai fatti. E francamente non mi importa. Mi importa darti magari qualche spunto di riflessione diverso rispetto a quello che ti è stato sottoposto fino ad oggi. Ci accompagnerà il fuoco sacro del toscano. Qualcuno lo definirebbe vizio, per me il fumo lento è una virtù estremamente riflessiva. E mentre usciamo da questa selva oscura e vediamo la Vallagarina davanti a noi, non so se riesci a vederla perché la qualità del 360 è quella che è. Ma davanti a noi c'è uno spettacolo meraviglioso. Un po' come la valle si apre davanti a noi, così apriamo la nostra mente oltre i confini del noto fino a questo punto. Oggi ti voglio parlare di una conoscenza che non viene dal mondo della formazione, ma dall'antropologia contemporanea. Quando ho fatto il mio lavoro di ricerca sui nuovi linguaggi della comunicazione e della pubblicità per Ferrero, assieme a me c'era un grandissimo antropologo neoevoluzionista, il quale ha condiviso con me alcune delle teorie più rivoluzionarie dell'antropologia contemporanea. Prima tra tutte, visto che là si trattava di riuscire a capire come il linguaggio della pubblicità può essere declinato al condizionamento dell'animo umano femminile o maschile, quindi la tecnica e la conoscenza che lui ha condiviso con me è quella di la categorizzazione di uomini e di donne. Devi farti sapere che esistono essenzialmente due tipologie di donna, due tipologie di donna che corrispondono a due tipologie di uomini e in questo caso simile chiama simile. Allora, chiunque voglia spiegare la relazione tra uomo e donna in chiave di amore deve attingere al mondo dell'arte, deve attingere al mondo della filosofia al limite, anche perché è una disciplina che contiene in sé la parola amore, quindi filia nell'accezione più elevata del termine. E però questo antropologo mi fa, se noi vogliamo spiegare la relazione tra uomini e donne in maniera scientifica, non possiamo che farlo in un'accezione riproduttiva. Infatti, al di là di tutto quello che si può raccontare sull'amore, lui mi fa, alla fine si tratta sempre di proseguire la specie. Quindi uomini e donne si scelgono per procreare di fatto.
Direbbe qualcuno, però scegli tu il termine più appropriato per te. Allora, quali sono queste due categorie di uomini e di donne? Esistono le donne dad e esistono le donne cad. Premetto che non è dad come papà in inglese, ma è DADCAD, quindi è un acronimo, quindi una parola composta dalle iniziali di una sequenza di parole. Ebbene, la donna dad e la donna cad scelgono l'uomo essenzialmente per progredire la propria specie, solo che lo fanno in base a due criteri differenti. E mentre scendo per questa discesa, cercando di non cadere, comincerò a spiegartelo. La donna dad sceglie l'uomo in funzione di intelligenza, scaltrezza, capacità di avere la battuta pronta, potere. Infatti la donna che ti dice che l'uomo potente non è attraente, tu sta mentendo. Come la donna sceglie l'uomo ricco, potente, sveglio, divertente? Essenzialmente per la sua capacità di farla divertire, intrattenerla, dimostrarsi affermato nel mondo del lavoro. Bene, le donne dad ritengono attraente l'uomo che ha queste peculiarità, delle peculiarità di tipo, potremmo dire, intellettuali. Perché? Cosa c'entra con la riproduzione? Beh, c'entra con la riproduzione perché la donna, a livello inconscio animale, ragiona in questi termini. Dice: se questo è così sveglio, se questo è così abbiente, ricco, se questo è così potente, se questo è così anche. Perché dico con la battuta pronta? Perché se uno ha la battuta pronta è evidentemente un intelletto estremamente sveglio e reattivo. Ora, se questo è così sveglio e reattivo, oggi non ha difficoltà domani a provvedere a sostentamento di me e dei nostri cuccioli, parlo a livello estremamente animale in questa metafora. Infatti non avrà difficoltà a riuscire a procurare quanto noi avremo bisogno per sopravvivere. Quindi, sceglie l'uomo in chiave funzionale al mantenimento della specie che assieme vanno a generare. La donna cad sceglie per la stessa leva motivazionale, ma argomentando la propria scelta in modo diverso. La donna cad è quella che non cerca ricchezza, perché magari dice: me la procuro io la ricchezza se voglio. Non cerca intelletto, perché dice: sono abbastanza intelligente da sola. Non cerca quello divertente, cerca il figo, cioè la donna cad è attratta essenzialmente da albagnino, quindi quello alto, forte, palestrato, muscoloso, magari non seriamente bello, ma forte. Ecco, questa, la forza è la virtù, dall'altro è magari l'intelligenza, dall'altro è la forza. Dad intelligenza, cad forza. Perché? Perché a livello primordiale la donna cad, in questo caso, ragiona in questi termini: se io mi accoppio con questo maschio che mi trasmette questo valore della forza, i nostri figli avranno una genetica sana. Perché? Perché vedo nei suoi muscoli, nella sua prestanza fisica, salute. Quindi con la mia intelligenza, con la sua salute, verranno fuori dei figli forti e sani, oltre che intelligenti. Infatti, la donna cad la riconosci perché fa discorsi del tipo: sì, vabbè, un figlio me lo mantengo anche da solo, me lo cresco anche da solo. E altro modo per riconoscere la donna cad è l'espressione: ma possibile che gli stronzi me li becco tutti io? Risposta dell'antropologo: sì, ciccia, te li becchi tutti tu, perché il parametro con cui giudichi con chi accoppiarti per progredire la specie o meno non è qualcosa di legato all'intelletto. Pensi qualcosa al fisico, se poi sto qua è un rincoglionito, peggio per te. Ora, è chiaro che queste due categorizzazioni appaiono estreme per certi versi, e il genere umano è sfaccettato in 50.000 sfumature su questi due estremi. Ma essenzialmente, quando ti trovi di fronte ad una donna e ad un uomo, subentra questa facilità di categorizzazione nel capire se la donna è attratta da
la forza fisica, quindi dalla salute fisica, e tipicamente le donne CAD le riconosci perché ti dicono: guarda quel ragazzo che bello perché è alto, guarda quel ragazzo è muscoloso, guarda che braccia, guarda che muscoli, guarda che tutti i parametri che attendono all'aspetto fisico, perché genetica buona significa figli con genetica buona, quindi sani. La donna invece dad è quella tratta dall'uomo in carriera, dall'uomo che guadagna tanto, dall'uomo che ha potere, perché questo le trasmette un senso di sicurezza, paterno o meno che sia, qui Freud ci andrebbe a notte, nel trovare la sicurezza per il proseguimento della specie e per il mantenimento dei piccoli. Altra particolarità: questa distinzione tra dad e cad spiega anche il fenomeno delle MILF. Sì, il fenomeno delle MILF è un fenomeno sociale, di conseguenza in video dell'RT Experience che attendono il mondo della filosofia, della psicologia, della società, trattiamo anche questo argomento, le MILF. La MILF è un'ex donna dad che ha scelto l'uomo per la sua carriera, per la sua ricchezza, per il suo potere. Stiamo parlando di riproduzione, non di amore, quindi non essere superficiale nel giudicarla. A un certo punto, quando entra in un'età non fertile, oppure è ancora in età fertile, ma diciamo che il capitolo figli l'ha già messo a posto, dice: beh, però è figo il bagnino. Ed ecco spiegato il fenomeno dei toy boy, quindi la signora di 40 anni che si mette con un ragazzotto prestante di 20. Perché? Perché a quel punto, avendo soddisfatto il proprio bisogno di sicurezza e il proprio bisogno dad, attinge anche al bacino dei CAD. Ora, tu mi potresti chiedere: ok, le donne sono così, di conseguenza se tu sei un uomo, profilare la categoria antropologica di donna che hai di fronte ti permette di capire se hai delle chance oppure no, o su che cosa far leva per conquistarla, oppure scegliere un altro obiettivo. Ora, la donna adesso potrebbe chiedermi: ok, noi siamo dad e cad, e allora l'uomo con che parametro è che stabilisce se una donna è o non è attraente e su quale donna buttarsi? L'uomo, come tu ben sai, è un essere estremamente primitivo, primordiale, e ha una struttura cognitiva estremamente semplificata. Infatti l'antropologia, quello che ho compreso, è che essenzialmente l'uomo, a prescindere dalla cultura, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla provenienza geografica, giudica attraente la donna in funzione di una proporzione matematica sulla sua vita e i fianchi, quindi il giro vita e i fianchi. Cioè, mi chiederai, cioè, a prescindere da cultura, ceto sociale, provenienza geografica, nel momento in cui il giro vita di una donna è il 70% del giro fianchi, non si sa per quale motivo, ma l'uomo la giudica attraente. Perché pare che addirittura nei primati si giudicasse in base a questa proporzione aurea, perché dentro anche la questione aurea, in questa proporzione matematica, la fertilità di una donna. Quindi se la vita è il 70%, 0,70 rispetto ai fianchi, l'uomo, non si sa per quale ragione, giudica attraente quella donna perché ci vede un'opportunità per far progredire la propria specie, per portare avanti il proprio nome e di fatto avere degli eredi. E tu mi dirai: sì, vabbè, però le modelle non hanno questa proporzione. Sì, infatti la moda non è disegnata da maschi eterosessuali, ma 90 su 100 da maschi omosessuali, che quindi nel momento in cui giudicano la bellezza di una donna valutano caratteri estetici come la vestibilità e non la fertilità, perché della fertilità non gliela frega una mazza. Infatti, se fai questo test, chiedi ad un uomo eterosessuale se le piace, se gli piace o non le piace una modella, anche lì 90 su 100 rispondono: no, quella non mi piace. Di conseguenza, per certi versi, per risultare attraente a una donna, ad un uomo, non sempre è necessario dimagrire, ma potresti aver bisogno di metter su culo. Ecco, questa è la massima definizione, a mio avviso, di filosofia esecutiva. E attraverso questo video tu hai appreso che cosa?
hai appreso il motivo per cui una donna giudica attraente un uomo a seconda del suo essere dado o del suo essere cad, è compreso come un uomo valuta la bellezza e il potere attrattivo di una donna in base alla proporzione matematica tra il suo giro vita e il suo giro fianchi. Aggiungo, tanto per farti capire come il marketing e il design utilizza questa proporzione per condizionare il nostro comportamento, infatti una delle macchine universalmente valutata come la più attraente da parte di noi uomini, vale a dire la Porsche Turbo, ha il centroscocca che è esattamente il 70% della larghezza della sala delle ruote posteriori. Infatti se la guardi dall'alto sembra un fianco femminile, in cui al centro hai il girovita e all'altezza delle ruote hai, spero che non scivola sul ghiaccio, hai che cosa? Il giro fianchi. Ebbene, questa proporzione aurea che porta gli uomini a identificare l'attrattività di una donna in questa proporzione è stata declinata dal marketing per creare uno dei design di maggior successo a livello internazionale in termini di automobili per uomini. Direi che per oggi dal mondo delle idee è tutto, ci vediamo tra pochissimi giorni con un altro video.